Oggi vi vogliamo raccontare una storia incredibile, che ci ha commosso e stupito. Si tratta della testimonianza di una donna che ha ricevuto un messaggio da Gesù in sogno. Ecco cosa le ha detto. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. La donna si chiama Assunta, ha 35 anni ed è una madre di due bambini. Vive in una piccola città del sud Italia, dove lavora come infermiera in un ospedale. Assunta è una persona devota, che prega ogni giorno e frequenta la chiesa regolarmente. Ama la sua famiglia e il suo lavoro, ma da qualche tempo si sente stanca e oppressa dai problemi della vita. Assunta ha avuto un'infanzia difficile, cresciuta da una madre single che faceva fatica a mantenere lei e i suoi fratelli. Ha dovuto lavorare fin da giovane per aiutare la sua famiglia e ha rinunciato a molti sogni per la realtà. Ha conosciuto il suo marito quando aveva 20 anni e si sono sposati dopo 2 anni di fidanzamento. Hanno avuto 2 figli, Luca e Sara, che sono la loro gioia più grande. Assunta ha sempre cercato di essere una buona moglie e una buona madre, dedicando loro tutto il suo tempo e il suo amore. Assunta ha anche una grande passione per il suo lavoro di infermiera, che svolge con professionalità e umanità. Si occupa soprattutto di pazienti anziani e terminali, cercando di alleviare le loro sofferenze e di dar loro conforto. Assunta ha un dono speciale per comunicare con le persone, che le si aprono facilmente e le raccontano le loro storie. Assunta ascolta con attenzione e compassione, offrendo loro parole di speranza e di fede. Assunta è sempre stata una credente convinta, che ha trovato in Dio il suo rifugio e il suo sostegno. Ha imparato a conoscere Gesù fin da bambina, leggendo la Bibbia e frequentando il catechismo. Ha sempre cercato di seguire i suoi insegnamenti e i suoi comandamenti, vivendo in modo onesto e caritatevole. Ha sempre ringraziato Dio per le sue benedizioni e gli ha chiesto perdono per i suoi peccati. Un giorno, mentre tornava a casa dopo il turno di notte, Assunta ebbe un incidente stradale. Una macchina le si scontrò contro, provocandole gravi ferite. Assunta perse i sensi e fu portata d'urgenza in ospedale, dove i medici le diagnosticarono una frattura al cranio, una lesione al midollo spinale e diverse emorragie interne. Le sue condizioni erano critiche e i medici non le davano molte speranze di sopravvivere. Assunta fu ricoverata in terapia intensiva, dove rimase in coma per diversi giorni. La sua famiglia era disperata e pregava incessantemente per la sua guarigione. Anche la comunità cristiana si mobilitò per sostenere Assunta con la preghiera e la solidarietà. Una notte, mentre Assunta era ancora in coma, accadde qualcosa di straordinario. Assunta sognò di trovarsi in un luogo meraviglioso, pieno di luce e di pace. Era come se fosse in paradiso. Lì incontrò una persona che le parlò con dolcezza e amore. Era Gesù. Gesù le disse, Assunta, sono qui per te. Ti ho sempre amata e ti ho sempre protetta. So che stai soffrendo molto, ma non devi avere paura. Io sono con te e ti darò la forza di affrontare questa prova. Ti voglio dire una cosa molto importante. Tu hai una missione da compiere sulla terra. Devi essere testimone del mio amore e della mia misericordia verso tutti gli uomini. Devi portare il mio messaggio di speranza e di salvezza a chi non mi conosce o mi ha abbandonato. Devi essere luce nel mondo e sale della terra. Assunta rimase stupita dalle parole di Gesù e gli chiese, Signore, come posso fare questa missione? Sono solo una donna semplice e debole. Non ho nessuna capacità o talento particolare. Non so neanche se sopravvivere a questo incidente. Gesù le rispose, non preoccuparti di nulla, Assunta.
Io ti ho scelto perché sei umile e disponibile alla mia volontà. Ti darò tutto quello che ti serve per fare la mia opera. Ti darò il dono dello Spirito Santo, che ti guiderà e ti consolerà in ogni momento. Ti darò anche il dono della guarigione, perché tu possa guarire te stessa e gli altri con la tua fede e la tua preghiera. Ti darò infine il dono della profezia, perché tu possa annunciare le mie parole ai tuoi fratelli. Assunta fu sopraffatta dalla gioia e dalla gratitudine verso Gesù e gli disse, Signore, ti ringrazio per questi doni meravigliosi. Accetto la tua missione con tutto il mio cuore. Voglio servirti e amarti per sempre. Gesù le sorrise e le disse, Bene, Assunta. Ora devi tornare alla tua vita. Ti sveglierai dal coma e ti riprenderai completamente. Non avrai più nessuna traccia delle tue ferite. Sarai un miracolo vivente, che dimostrerà al mondo il mio potere e la mia gloria. Ricordati sempre di me e di quello che ti ho detto. Io sarò sempre con te e ti benedirò. Detto questo, Gesù scomparve e Assunta si svegliò. Quello che vi abbiamo raccontato è la storia vera di Assunta, che abbiamo conosciuto personalmente e che ci ha autorizzato a divulgarla. Assunta è guarita miracolosamente dal suo incidente e ha iniziato a vivere la sua missione. Ha guarito molte persone con la sua fede e la sua preghiera, ha profetizzato le parole di Gesù a chi le ascoltava, ha portato molti cuori a Dio con la sua testimonianza. Assunta è diventata una fonte di speranza e di gioia per tutti quelli che la incontrano. Questa storia ci insegna che Dio ha un piano per ognuno di noi, che ci ama infinitamente e che ci vuole felici. Ci insegna anche che Gesù è vivo e presente nella nostra vita, che ci parla e ci dona i suoi doni. Ci insegna infine che possiamo fare grandi cose se ci affidiamo a Lui e se seguiamo la sua volontà. Speriamo che questa storia vi abbia toccato e emozionato come ha fatto con noi. Se vi è piaciuta, lasciate un like, un commento e condividetela con i vostri amici. Se volete saperne di più su Assunta e sulla sua missione, potete visitare il suo sito web o il suo canale YouTube. Se volete invece approfondire il rapporto con Gesù e con la religione cristiana, potete seguire i nostri video, dove vi parleremo di altri temi interessanti e importanti. Grazie per averci seguito e alla prossima!